13 e però cominciamo perché chiude alle 11, quindi purtroppo venerdì chiudono un pochino prima rispetto al sabato. E quindi aspettando che arrivino gli altri, cominciamo a parlare qual è l'argomento di questa sera. È naturalmente una valutazione sull'effetto, sul voto del 4 di dicembre, sul voto politico che si è, quello che si è espresso nel referendum, un voto molto chiaramente politico, che ha riportato al voto persone che da anni non andavano a votare, ha evidenziato la zona appunto grigia di assenza di persone da tanti anni al voto, ha portato i giovani al voto con una risposta straordinaria e ci deve portare a una serie di riflessioni. Riflessioni che non si limitano al nostro interno, alla nazione, all'Italia, ma che ci collocano in un contesto internazionale. Per questo ci sarà Mario Di Nucci che farà questo lavoro di inquadramento internazionale, ma serve una riflessione su che cosa succede dopo questo voto. Si apre uno spazio, è chiaro che si è aperto uno spazio e che non va lasciato solo, perché può essere evidentemente strumentalizzato e portato verso altre direzioni, può anche facilmente diventare uno spazio che viene occupato dalla destra, dai populismi, insomma, come vediamo in molte altre parti del mondo. Dobbiamo quindi riflettere su cosa possiamo fare, in che modo possiamo riorganizzarci per resistere agli attacchi alla democrazia che continueranno e sono chiari, sono in corso, non sono finiti con il voto, con il blocco alla riforma costituzionale. C'è un passaggio dell'intervista di Zagrebelsky oggi a Travaglio in cui Zagrebelsky dice: ma lei è così convinto che noi voteremo nel 2018? Perché se non fanno la legge elettorale magari tirano ancora più lungo, quindi arriveremo al quinto, sesto governo riciclato senza che ci siano elezioni. Quindi le minacce alla democrazia sono molte, dobbiamo ripensare lo spazio in cui è possibile organizzarsi e contrastare questi attacchi alla democrazia, ripensando anche alle persone, a come sono cambiate in questi decenni di destrutturazione della società, di smantellamento dei diritti, perché siamo anche, ci sono generazioni profondamente diverse, ci sono anche le persone politicizzate o che hanno fatto politica, sono molto disabituate a fare politica, è sempre più facile assistere a un dibattito che non siano interrotti, in cui si sovrappongono, non si riesce nemmeno a mantenere l'ordine negli interventi. Quindi l'obiettivo di questa serata è questo, cioè proprio ripensare gli sbocchi di questo voto e non stare ad aspettare che vengano da altri le risposte alle esigenze che si sono evidenziate in questo voto. Darei subito la parola a Mario. Abbiamo una ventina di minuti credo a disposizione. Sì, proprio d'ora, sì. Via. E quindi prego. Dunque, innanzitutto devo dire che come è stato intitolato questo incontro, riflettiamo un momento sul slogan, diciamo il titolo che è stato messo anche nella locandina, cioè ripartiamo, no? Dalla Costituzione. Non è una frase così di comodo, se ci pensiamo bene, perché noi viviamo in un momento di enorme sbandamento, soprattutto uno sbandamento di elementi e soprattutto la perdita di una bussola che un tempo esisteva, di orientamento, e quindi intendo bussola, intendo la visione del mondo quando si parlava delle grandi questioni anche a livelli popolari, c'era l'immediata intuizione, insomma, di cosa fosse per esempio la NATO, no? Basti ricordare le grandi campagne contro
l'altro clan. È semplice, c'era allora un partito comunista, si dire. Ma c'era anche un tessuto, direi, di massa notevole. Bene, noi, senza cadere ovviamente in scoraggiamenti, se no non saremmo qui, no, a parlarne, però ci troviamo in assai pochi a riflettere su cosa poi è avvenuto. Ed è avvenuto, qui non possiamo entrare in analisi del perché, per fare un convegno, ma è avvenuto quello che noi constatiamo, che la forza, diciamo, della classe dominante sta nel essere riuscita a far ragionare con le proprie categorie una parte crescente invece di popolo, che invece dovrebbe ragionare con la sua mente in base ai suoi interessi. Questo è semplicissimo, cioè si ragiona con le categorie che ci hanno messo in testa, e sono tutte categorie false. Quindi si arriva a conclusioni false, anche quando si parte da buona intenzione. Ecco di nuovo il riferimento alla Costituzione. Mi concentro sull'articolo 11. Io penso che qui sia scontato, però fuori di qui no. Quindi direi di farlo sempre presente quando parliamo di politica estera. Parliamo di un regno indipendente, a sé stante, dell'altro mondo, o parliamo, diciamo, di una faccia della stessa realtà? Cioè, è possibile distinguere la politica estera da quella interna? No, sono due facce di una stessa realtà. E quindi quando noi diciamo che l'articolo 11 è stato violato, è stato stracciato con un metodo vero e proprio, ebbene, non è che parliamo solo dell'articolo 11, andiamo a vedere gli altri articoli fondamentali. La Repubblica fondata sul lavoro, le garanzie, il potere che dovrebbe essere del popolo, eccetera, tutte le questioni fondamentali interne. Però, come dicevi tu, non abbiamo dei fatti positivi. Ultimo, il referendum, una campagna martellante dal regime, veramente dal regime, faccia di Renzi in tutte, appena si girava a canale c'era lui, se vi ricordate. Sì, sì. E se non c'era lui c'era lo scagnozzo di turno a dire la stessa cosa. E le ragioni del no, ma venivano assolutamente messe ai margini. Eppure, nonostante tutto questo, lui era talmente sicuro che ci si è giocata la sua permanenza, perché lo sapeva cosa metteva in gioco, ma perché evidentemente era sicura a quel punto di ottenere una vittoria, invece è rimasta scornata, sbattuta la terra. Quindi è stata una notevole prova che, nonostante tutto quello che si dice, ed è così purtroppo, di una parte crescente che ragiona con le categorie messe nella mente dalle classi dominanti, tuttavia c'è stata una risposta popolare forte e un pronunciamento forte. Ora non entro su aspetti di politica interna, nel caso qualcun altro lo farà, ma per il tempo scarseggia, poi perché non va mai sottovalutato quello che un tempo si chiamava il nemico di classe. Cioè, mai sottovalutarlo, perché hanno avuto incassato un pesante colpo popolare di un ampio fronte, e però hanno trovato il modo, con il loro mestiere di lunga data, di assorbirlo, cioè in buona parte, e di cercare di disperdere il risultato poi in molti rigori secondari. Ora, detto questo, noi puntiamo l'attenzione sull'aspetto dell'articolo 11. L'articolo 11 è stato
violato nella lettera e nello spirito da quando l'Italia ha praticamente partecipato a guerre esterne che erano tutt'altro, erano esattamente l'opposto a quello che dichiara la prima parte dell'articolo 11. Tanto per ricordare, non perde una virgola, l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Detto questo, noi vediamo l'Italia che partecipa alla prima guerra del Golfo, la prima guerra combattuta dalla Repubblica Italiana dell'articolo 11, e vediamo poi l'Italia impegnata in tutti gli altri conflitti, soprattutto perché membro della NATO sotto comando statunitense. E qui si passa alla seconda parte dell'articolo 11. E stiamo attenti, la seconda parte dell'articolo 11 viene usata spesso, no? Da chi dice sì, ma tu non mi puoi solo dire la prima, mi devi leggere la seconda, dove si dice l'Italia consente in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia per le nazioni, promuove e fornisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Allora, l'obiezione è lì. Vedi, c'è limitazioni di sovranità e quindi ma leggono solo esattamente questo, ma a parità con gli altri stati. Diciamo in modo molto semplice, noi abbiamo la nostra penisola e anche le nostre isole piene di basi statunitensi, o basi direttamente nel comando degli Stati Uniti o basi NATO che sono comunque sotto comando degli Stati Uniti. Quindi se andate a vedere chi li comanda, per esempio il comando della forza congiunta a Napoli è sempre sotto comando di un ammiraglio, in questo caso l'ultima è un'ammiraglia statunitense nominata praticamente dal Pentagono e quindi nella catena di comando statunitense. Allora noi abbiamo l'Italia piena di basi, e non solo basi ma comandi statunitensi. Non ci risulta che abbiamo basi italiane e comandi italiani negli Stati Uniti, cioè dov'è la parità? E quando si tratta di decidere, la decisione è semplicemente questa. Secondo una legge non scritta, diciamo, ma legge comunque, il comandante supremo alleato in Europa, no? Comandante supremo alleato in Europa è sempre nominato dal Presidente degli Stati Uniti d'America, sempre. Nessuno discute questo. Quindi è lui che nomina e poi tutte le altre cariche chiave, come dicevo, sono nelle mani di generali, ammiragli, nominati nella catena di comando degli Stati Uniti. Quindi praticamente non solo viene violato l'articolo 11 globalmente, ma ci viene sottratta la possibilità di decisione, e questo viene sottratta ovviamente di tutto al popolo italiano, questo è evidente, che di fronte a una guerra dovrebbe vedere ci si vuole andare a fare una guerra o no, sapendo poi quanto costa, eccetera. Non solo viene sottratta, ma viene sottratta poi, se guardate bene, allo stesso Parlamento. Ma vi ricordate come iniziò la guerra contro la Jugoslavia? Prendiamo quella guerra, cioè guerra contro la Jugoslavia. Quando noi avevamo un governo finalmente di sinistra, con Massimo D'Alema, no? Massimo D'Alema, bellissimo. Il Parlamento italiano stava ancora discutendo, tra virgolette, su intervenire o non intervenire, che già i bombardieri erano in volo per andare a scaricare il loro carico di morte su un paese che non ci aveva aggredito, che non ci minacciava, che era però scomodo per i grandi piani di dominio imperiale che dovevano sfondare a est, perché si scioglie il patto di Varsavia, si disgrega l'Unione Sovietica, si crea un enorme spazio di conquista, diciamo,
e qui non ci sono solo gli Stati Uniti, c'è la Germania, c'è la Francia, ci sono le maggiori potenze, e c'è anche l'Italia ovviamente, si apre quindi questa terra di nessuno, chiamiamola, con la fine del blocco, del blocco orientale, ed ecco che la Jugoslavia era di per sé stessa scomoda, perché era una federazione non allineata, che non era assolutamente, chi lo conosceva allora, anti-occidentale, ma assolutamente aperta agli investimenti, anche troppo, delle multinazionali nostre, eccetera, non era, però era scomoda. Ed ecco che appena si viene a allentare il collante che aveva tenuto insieme attraverso il Tito la federazione jugoslava con le sue molteplici etnie, e si cominciano a accendere focolai locali, Stati Uniti ed Europa occidentale soffiano sul fuoco, e non vanno lì a spengere il fuoco, vanno lì a soffiare sul fuoco, vanno lì a non a gettare acqua ma benzina sul fuoco, per far divampare poi quello che è divampato e arrivare poi all'ordine. Uno Stato disgregato, spezzato, con un apporto italiano di primo rango, che viene rivendicato da Massimo D'Alema in un libro autobiografico che ha fatto tramite un giornalista, in cui si dichiara fiero del ruolo che l'Italia svolse nella guerra contro le Jugoslavia, nel disgregare uno Stato sovrano, nel far saltare la situazione. Andiamo a vedere i risultati oggi, che sono assolutamente, vi consiglio il libro che ha scritto Jim Toschi per l'editore Zambon, che parla la porta dell'Islam, intitolato, e lei andò 20 anni fa in Bosnia durante la guerra civile, poi c'è ritornata durante quel periodo, ora c'è tornata 20 anni dopo, ha scritto un bel libro. Il primo si intitolava Il corridoio, questo la porta dell'Islam, e vedete la situazione allucinante che c'è nei Balcani. Cioè lei descrive, non so, Mostar, per esempio, Mostar si combatterono, no, ma soprattutto poi si combatterono croati e musulmani che si scannarono. Oggi, ritornando a Mostar, trovi una situazione di apparente calma, il ponte è ricostruito, è viva. Le case, qualche casa un po' ancora danneggiata, cioè ci sono tante tombe, le racconta, che si vedono, ma poi quando vai a parlare con la gente trovi due comunità, quella croata e quella musulmana, che abitano in due distinte parti della città, che si odiano in gran parte, che non comunicano, e quindi questa è la situazione. Poi il Kosovo gestito dalle bande dell'UCK, i traffici di droga, di organi, di donne, di tutto quello che si può trafficare nel modo più orrendo, ci sono le prove. Hanno distrutto 150 chiese risalenti e monasteri risalenti in Kosovo al XII-XIV secolo, per cancellare ogni memoria storica di quella che è stata la presenza storica serba in Kosovo. La dovevano cancellare, 150 chiese. E guardate bene che solo in qualche articolo qualcuno lo dice, ma nonostante che l'UNESCO denunci tutto questo fatto, resta così. Quindi questo è il risultato, e l'Italia vi ha contribuito. E poi la Libia. Noi abbiamo concorso a demolire uno Stato nel momento in cui aveva aperto al massimo, dando garanzie di tutti i tipi, agli Stati Uniti, alle potenze europee, all'Italia, con cui c'erano rapporti che si stavano costruendo, che viene rapidamente demonizzato nel suo leader. Gheddafi viene attaccato dall'interno e dall'esterno, fomentando, poi armando gruppi terroristi di marca islamica, fatti venire tra l'altro già allora in Libia da altri paesi. Quindi abbiamo demolito noi
italiani, che diciamo mettiamoci tutti perché la responsabilità